Ciao a tutti, lui. E lei Sofì, e insieme siamo in Me Contro Te. Avete capito dove siamo tornati? Stessa divisa, stesso posto, noi siamo ancora al museo super fantastico di Paris, oui. Oggi esploreremo il mondo degli animali, non quelli che vedete qui dietro di noi, che sono tipo degli animali fantastici in cartapesta, ma i veri e propri animali reali. Però anche quelli reali sono fantastici, perché saranno stupendi. Andremo in una specie di zoo dove ci sono degli animali veri, come per esempio i leoni o le scimmie. Non vedo l'ora. Oh, che bello, finalmente la nostra Sofì potrà incontrare i suoi antichi antenati e parenti. Lui, guarda che l'altra volta l'avevo detto io di te questa cosa, è inutile che mi imiti sempre. Ci sa, sei tu che hai antenati scimmioidi. Vabbè, non dico più niente, basta. Ok ragazzi, siamo dentro. Sono un esploratore del safari, pronto a scattare le foto agli animali più strani e curiosi della faccia della terra. Sì, lui, però non fare il pazzo, perché altrimenti gli animali si spaventano e scappano. Oh, un animale, ecco, wow, è tutto rosso, è tipo un fenicottero. Non lo vedo. Sì, ha una strana mascherina per coprire il suo volto. E vedete, ha un cappotto piumato, ha come delle piume rosa, wow. Qui ci sono i primi animali. Sinceramente sembrano tipo dei piccioni giganti. Non capisco che animali sono. Dovrebbero essere dei... Iniziamo molto male questo tour. Va bene che non conosciamo molti animali, però non possiamo scambiare tutto per piccioni, conigli e robe che non sappiamo. Stavo pensando che sarebbe stato bellissimo venire qui con Ray. Anzi, perché no? Venire qui con Ray, Kira e Camilla. Sì, mamma mia, completo. Avrebbero fatto loro lo zoo. Esatto, sicuramente avrebbero voluto essere i padroni dello zoo. Si sarebbero messi al centro per essere accarezzati da tutti e togliere spazio e attenzione agli altri animali. Non so come prenderai la zona dove stiamo per arrivare. Cioè? Mia cara Sofì. Non mi frega. Stiamo per vedere. Ma come non ti frega? I fenicotteri, guardate, ci sono i fenicotteri rosa. Sono stupendi, sono bellissimissimissimissimi. Sapete perché sono rosa? Perché amano il rosa? No, perché mangiano i gamberetti. Sì, ma che me ne frega, l'importante è che sono rosa. Guardate. Sono, sembrano le tue sorelline. Sofì è un fenicottero e lì ci sono i fenicotteri. Lui, falli avvicinare. Come falli avvicinare? Chiamali col tuo modo che hai, fai col verso lì. Poco fa le cignette stava piacendo molto, per favore fallo. Ma non è che ho il richiamo per tutti gli animali, sinceramente non ho idea di come si possano richiamare. Posso fare tipo fenicotterini. Sono totalmente disinteressati. Già, non pare funzionare. Ci provo io. Cosa vuoi fare? Gru. Allora io ti propongo di fare un saltellino, entrare qui dentro e andarci. Vietato. È vietato? No, non ti farà restare. Non posso farlo, ma lo farei. Sì, ma adesso che è finito il momento fenicotteri, mia cara carciofina, ecco, non mi interrompere più, perché ora andremo a vedere i rettili. Dietro di me, come potete vedere, da questo sarcofago c'è un signore dietro di te, dietro che di sta te. Entrando. Si vede che è proprio uno che ne capisce di rettili. Ma è semplicemente un signore che ha pagato il biglietto. Entra, come te. No, ma quello si vede che è proprio uno scienziato dei rettili, che è entrato dentro perché adesso va a fare gli esperimenti con questi serpenti, che unisce con i toponi e fa tipo un serpetopone. Ma cosa dici? Ma qui dentro, quindi entriamo. Sì, sì, certo, come no. Sì. No, lui non hai capito. Più viscide. No. Faranno così. Tra i tuoi capelli, tutti lì dentro. Vai tu, io ti aspetto qui con i fenicotteri, ma non entro. Che arriva il serpente. Mettila. Lui, io te lo dico, non entrerò mai. Non so come tu faccia ogni volta a convincermi. Cavolo, siamo dentro, guardate. Si sta muovendo. Sembra il serpente di Viperiana. Guardate, è un serpente. E quella è la testa. Sta andando a bere l'acqua. Molto disgustoso. Ma vi immaginate se uscissero dalle teche? Alla fine c'è soltanto un vetro che ci separa da loro. Sono dei serpenti molto molto pericolosi. Hanno tutto il veleno. Qui ci sono degli animali più semplici, tipo le rane. Guardate questa rana, è proprio una rana salterina. C'ha proprio le zampe piegate, pronta per saltare. Carciofina, tu qui vedi un serpente per caso? No, vedo soltanto il vetro. Guarda lì, è un serpente tutto verde. Wow, questo sì che è disgustoso, ma è anche stranissimo. È tutto verde. Ce n'è un altro lì. In natura si mimetizzano con l'erba, e quindi quando cammini non te ne rendi conto che ci sono. E rischi che ti salta addosso e ti morde. Ho appena visto.
visto il serpente più schifoso della mia vita, perché è la fusione tra un serpente e uno scarafaggio, perché vive sottoterra. Guardate che schifo! Ecco qui, guardate, questa qui è la sua testa e dopodiché qui c'è il suo corpo. Sembra tipo un vermone gigante. Ma come fanno a vivere così? Vi dico solo che i suoi migliori amici sono questi insetti qui. E qui dentro mi sembrerà strano, ma è vero, c'è anche qualcosa di bellissimo, cioè la più bella delle belle, la rana blu. Guardatela, sembra finta. Cioè, non credevo esistessero delle rane di questo colore. Lì dietro ce n'è un'altra, è solo che non si vede niente, il vetro è tutto opaco. Siamo davanti al serpente più cattivo di tutti. È semplicemente gigante e ha tipo una specie di corno sul naso. Questo perché è un serpente velenoso. Sinceramente non vorrei mai incontrarlo nella vita vera. Adesso proverò a fare la cosa più coraggiosa che abbia mai fatto. Farò così nella testa di questo coso qui gigantesco. Non lo fare, Sofì. Ma non è successo niente. Probabilmente con tutto questo vetro gigante non avrà neanche sentito. Siamo fuori! È stato veramente un mix tra lo schifoso ma anche il curioso, perché alcuni animali erano veramente strani. Ok, ma io voglio tornare lì. Guardate, sta volando. Ma cosa? Ma vola? Ma no, Sofì, ma non possiamo stare tutto il giorno qui con i fenicotteri. Aspettami un attimo, fenicottero. Lo spettacolo! Sta volando! Potrebbe volarci addosso! Sarei molto contento. Ok, abbiamo trovato il primo animale fighissimo. Ma è stupendo! Cos'è? È tipo un gattone gigante, ma che ha le orecchie pelose. Guarda, ha i capelli nelle orecchie! Ha le codine! Ragazzi, riesco a farne perfettamente l'imitazione. Tenetevi forte. Che stai per fare? Che stai facendo? L'animale è lì! Ma un attimo cosa? Mi sa che già ho capito. Sorelle separate alla nascita. Ma immaginate avere un gatto così a casa? Sarebbe bellissimo. Già, è anche un tantino pericoloso. Quello sì, magari mentre tu stai mangiando lui ti ruba il piatto. Qui dovrebbe esserci un qualche animale, probabilmente molto pericoloso perché ha questa specie di vetrata gigante e poi perché c'ha la gabbia di ferro sopra. Io non vedo niente, non c'è nessuno, forse mi dovrei avvicinare un attimo. Lui, io se fossi in te non mi avvicinerei troppo perché mi pare di aver visto qualcosa. Vieni qui. Oh. Mi sta guardando. Lui guarda qui. No! Wow. Ha mostrato i denti. Te li ha proprio fatti vedere per farti notare quanto è aggressiva. E soprattutto quanto non vuole essere disturbata e non vuole che ci avvicini nessuno. È la pantera della Cina del Nord, tutta leopardata. Ma l'hai appena inventato questo nome? No, lui l'ha letto lì. Ok. Anche se è scritto in francese, spero di aver tradotto correttamente. Ci guarda con aria un po' schifata. No, guarda, secondo me invece si sta appassionando. Aspetta che sei zoomatissima. Un attimo, è tutto faccione per ora. Ok, stavi dicendo? Che lei o lui, non so se è un lui o un lei, ci sta guardando con una certa ammirazione. Magari vorrebbe fare i video. Magari scopre che ama fare i video. Vorrebbe essere una youtuber come noi. Vorrebbe far parte del team Trota e guardare i nostri film e vedere i nostri video, perché le sembriamo molto divertenti. In realtà sei semplicemente addormentata. Sta dormendo. Si è risvegliata e mi sta guardando male, ok? Scusami. Va bene, abbiamo capito il messaggio. Noi ci allontaniamo lentamente prima che ci mangia lui, scappiamo. Abbiamo trovato altri animali sicuramente molto più socievoli, carini e simpatici. Eccoli qua. Sono tipo dei rei giganti, cioè non so neanche come si chiamano. Ma infatti sembrano... Dei piccoli cammelli senza le gobbe. Qui c'è scritto vigogna. Il vigogna, lo conosci? Non ne ho idea, però proverei a chiamarli, vediamo se si avvicinano. Vigogna, vichegno, ciao, venite qui che vi fate accarezzare. Sono totalmente disinteressate. Non me ne frega niente. Loro hanno la loro paglia, stanno brucando, mangiando. Figurati se vengono qui. A loro fare i video non piace proprio, secondo me. Loro preferiscono fare un'altra vita, la vita delle comari. Infatti sono lì che spesso... Parlano degli altri animali. Ma avete visto in quella gabbia? C'erano tanti altri animali che si sono fidanzati. Ma io non credo. Ma che dici? Vabbè, non è vero. Venite qua, vigogne. Guardami. No, mi stava guardando veramente. Sì, certo, lui, certo. Magari sei innamorata di te, come no. Ma
Ma cosa fai, Luì? Cosa stai facendo? Un rametto, magari hanno fame, vedono questo rametto. Ma gli fa schifo il rametto, Luì? Molto invitante questo rametto. E lo vogliono, guarda, vi voglio. Ti guardano, ti guardano veramente. Guardavano veramente. Oh! Ok, calma. Stavano venendo a flotta. Gli piace questo verso. Questo verso? Luì, si sono innamorate di te. E adesso si va in direzione Reptiles a Quail Toilette. Sarà sicuramente un qualche tipo di animale molto pericoloso e raro. Probabilmente qualcosa dell'entroterra. Un animale un po'. Un animale sanguinario, cattivo. Un animale molto sporco, umido. Perché si tratta del bagno, Luì. Come il bagno? Le toilette sono i bagni. Ma lo sapevo, appunto. Quindi, ecco, non andiamo alle toilette, andiamo di qua. Ragazzi, stavamo camminando quando a un certo punto abbiamo visto questo qui. È un mini canguro che sembra essere carino, ma in realtà più che un canguro assomiglia a un topo. Un topo gigante. Un topone. Ed è lì di spalle, non so se riuscire a vederlo, ma è molto lontano per fortuna. Perché se fosse stato vicino a me probabilmente sarei svenuta. Topone gigante, non ci dare le spalle, salutaci, siamo qui. Ciao. Ma comunque speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso e che questo video vi sia piaciuto. Noi vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.